Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun. Allora, qui ragazzi c'è un Dijin, non so adesso precisamente se è qui o se è un po' più avanti. Vediamo adesso di vedere tutto nei dettagli. Allora, una piccola novità ragazzi è che ho aggiornato OBS e quindi adesso con un tasto io po mi posso mutare direttamente mentre registro. Quindi adesso ci sono, perché posso fare così. Ok, non so se mi sentite. Ok, mi sentite. Perfetto. Ok, adesso mi sono mutato. No, adesso no. Ok, ora direi di ritornare a giocare. Comunque figa questa cosa. Allora, adesso vediamo. No, qua c'è solo questa roba qui. Esatto. Allora. Dunque, allora, qui si esce, giusto? Fammi capire bene. Ok, via per Faro di Babi. Allora, quindi naturalmente è qui. Ora vi leggo dove c'è l'ultimo Dijin da prendere. Allora, sulla strada per il Faro di Babi dobbiamo passare alla seconda area con due pilastri bianchi e un soldato caduto. Due pilastri e un soldato caduto. Ok, e siamo qui. Cosa dice? Usare la scala a sinistra per entrare in una caverna. A sinistra, quindi qua. Scendi però. Per entrare in una caverna. Ok, caverna. Sì, quanto pare è una caverna. Allora, tirare il pilastro di sinistra verso sinistra utilizzando muovi. Il pilastro di sinistra a sinistra. Quindi, pilastro di sinistra. Facendo così, in teoria. Spostamento a sinistra. Quindi, ok, fatto ciò. Fatto ciò, allora tornate in superficie e di aprire la seconda scala spingendo il pilastro bianco a destra. Quindi ora dobbiamo ritornare su. Ok. Andare su questo pilastro, spostarlo. Sì, vabbè, tanto bisogna scendere. E usare lo stesso procedimento spostando questo di così. E adesso noi possiamo passare tranquillamente. Poi, ultima cosa che dice. Sì. Usare crescita sull'alberello e continuare fino a quando sei dentro di nuovo. Allora qui è più avanti, mi dicono. Esatto, qui si sale, ci deve essere un alberello che è questo, quindi Garrett prestami un tuo Dijin, grazie mille. E allora, crescita. E ci dovrebbe essere il Dijin. Ora, qui c'è un pendio e dobbiamo scendere giù per il pendio. E il Dijin dov'è? Momento. E da qui finisce. Aspetta, ma c'è qualcosa qui. Aspetta. Qui. Allora, fermi tutti, allora, salva gioco qua perché qui la cosa si sta mettendo un po'. Allora, si dovrebbe trovare qui, a meno che non è qua dentro, però la guida non lo specifica. Però noi andiamo avanti. Vediamo se è qui. Va bene. Se
proprio va... soffoca. Ok. Quindi non... perché c'è sta roba qui? Ora, no, vabbè, tanto noi abbiamo salvato. Oppure aspetta. Ok. Niente di che. Cacchio, sono dimenticato di mettere il coso. Possiamo fare maledizione. Poi possiamo fare questo, vai. Fai Nova. Ma che roba. Fai Mega Plasma. E te fai ghiacciaio. Facciamo un bel po' di danni. Che roba è? Ah, nessuno. Ah, ok. Il gargoyle però sì. Ma vaffanculo? Che cos'è? Grande Garrett. Yeah. Garrett è livello 29. Apprendi condanna di brutto. Non so cos'è, ma vediamo. Proviamo a scendere, ragazzi. Però prima vorrei vedere qua se tipo c'è qualcosa. Ok, no, allora scendiamo. Yuuu. Allora, te guida, dovevi dirlo che si trova un po' più avanti, non scendere giù dal pendio e basta. Ma vabbè. Allora, siamo qui di fianco al Dijin, salviamo e lotta. Mi sono ancora dimenticato di cambiare Dijin. Perché mi devo dimenticare? No, spiegamelo. Vabbè, tanto fai condanna. Ah, blocca il nemico con potere malvagio. Allora no, aspetta, questo è un nostro coso. No? Allora fai così. Là. Prova a fare sonno. E tu fai... No. Cala la difesa. E vabbè, allora dillo. Aia. Ok. Ma che roba. Condanna. Ah, è la morte. Ma che figata. Ah, non è effetto. Ancora. Tornado. Ghiacciaio. Questo è parecchio aggressivo come dici, mi dicono. Che roba. Vabbè, allora dillo. Di nuovo fai Nova a sto punto. Tu fai paralizza il nemico e te fai Sorgiva. Grande. Ragazzi, missione compiuta. Tutti i Dijin li abbiamo con noi. Raffica. E che cos'è? Allora, tieniti pure il tuo coso, grazie mille. Va, che roba. Tutto completo. Va che roba. Ok, basta. Scendiamo giù. E dove siamo caduti qua? Posti sconosciuti. Ok, qua dove c'è il Dijin.
Allora, molto probabilmente dobbiamo uscire. Bene, allora scendiamo per di qua. Ha delle gambe peggio dell'acciaio. Porca merda. Prova così. E te devi fare assolutamente sto sorgiva mia. Altrimenti siamo messi male. Grande. Non è tanto, ma comunque ci può dare una mano. Grande! No, te mia lì è un po'. Bene. Sì, benissimo. Là! Ma che roba. Ok, ora scendiamo, visto. Scusami. Sembra chiusa a chiave. Sembra chiusa a chiave. Scusami. Sembra chiusa a chiave. Aspetta, provo a salire d'altra parte. Ce la fate? Ok, benissimo. Uscire, grazie. A tutti i morti. Va bene. Hanno dato fuoco a tutto. Per questo il terreno è bruciato. Ma usare il fuoco come arma è scorretto. Solo due di noi. Aspetta, solo due di quei sei ci hanno attaccato. Ma è bastato per distruggerci completamente. Ci hanno spazzato via dalla loro strada e hanno proseguito per il faro. Ora, non vorrei. Vabbè, allora dillo. Sì, di 10, vabbè. E che cos'è? Non vorrei che avessimo sbagliato qualcosa. Aspetta, torniamo un attimo indietro perché. Perché c'erano diversi cosi. Ora, vabbè, qua dobbiamo tornare, mi sembra, un attimo alla cosa di. Al faro di Venere. Perché c'erano più opzioni in quel puzzle, in quel robo lì. E non vorrei che avessimo scelto tipo una parte sbagliata. Poi casomai fatemi sempre sapere. Perché lì siamo arrivati a una porta, no? In quella porta diceva, sembra chiusa a chiave. E io dico, ok. Proviamo ad andare per di qua. Non so se questa è quella giusta, eh. E ciao de. Anzi, potrebbe essere, però. No! Dobbiamo rifare tutto il giro, non. No! Col cacchio che faccio tutto il giro, faccio reiterata così ci impieghiamo di meno. Non vorrei che lì tipo avessi sbagliato tipo qualcosa. Allora è dall'altra parte. Sì, è sempre Mago Merlino, però. Si può? Grazie. Allora, si entra sempre di qua e solo che si fa il giro per di qua. Ora, non so se andando per di qui. È per di qui? Secondo me c'è da fare qualcosa qui. Perché c'è un passaggio di là. È inutile che menti, c'è qualcosa di là. Non so, proviamo a cambiare qua, non so. Vai.
dove sta roba? Perché vedi che cambia. Proviamo a vedere così, però non so quanto cambi. Vediamo. Perché qua c'è sempre sto faro, ma vabbè. Proviamo così a sto punto. C'è sempre qualcosa. Vabbè, allora dillo. C'è sempre qualcosa qui? No. Però te, se guardi in alto, vedi che c'è qualcosa. Quindi non vorrei, tipo, che dobbiamo usare tipo l'arresto. No. Tipo trasporto. No. Tipo copertura. No, perché c'è luce. Lì vedo che c'è qual è cosa che si può spostare e lì c'è tipo qualcosa. O tipo dobbiamo attivarlo più in là. Io ho sempre un casino di dubbi. Dove si va di qua? Ok. Di qua, vabbè. Allora scendiamo. È vero qua che ci sono tipo un casino di mostri. Beh, ma vabbè. Ora proviamo. Aspetta, ma se facciamo direttamente così, invece di fare tutto il casino. Proviamo così, però non so quanto cambi. Stiamo a vedere. Tagliamo per il bosco. Io non so quanto cambi, non cambierà niente. Però, vabbè, vediamo. Vai, andiamo qua. Permesso, via. Allora, a meno che non dobbiamo entrare qui. Però qui è la cosa. Ok, pare questo, vabbè, senti. Sto robi, sti massi, ok, messi così, va bene. Ora, non so precisamente, vabbè, proviamo a cadere per di qui. Sì? Sì? Sì! E che cos'è? Rivelazione? Qua non c'è niente. Oh, e finalmente, che cos'è? Infatti, cioè, io mi stavo incazzando a bestia. Vabbè. Ma vabbè. Minuti? 18 minuti. Ma che roba, ma che roba. Bestia. Perché? Gareth, te sei sempre lento, sul serio. Proviamo così. No, questa volta è più veloce. Non si sa perché. E che cos'è? Oh, ma che roba. Che mostro. Ora c'è qualcosa lì che non mi convince. Quindi andiamo ad avere tipo 4. 3. 4. Te ne hai uno. Facci così. Così e così. Abbiamo 4, vediamo cosa succede. Sei sicuro che sono passati da quella porta? Sì, hanno aperto la porta di pietra e sono entrati. Si può aprire la porta? Niente da fare, non c'è verso. Hai visto? Te l'ho detto, la porta non si apre.
Se si potesse aprire, saremmo già entrati da tempo per studiare le rovine. Ma sono senz'altro passati da quella porta. E io ti dico che nessuno è mai riuscito ad aprirla. Oh, Jotem! Faran! Mi dispiace così tanto per Sara. Come è potuta accadere una cosa simile? Felix e gli altri hanno attraversato quella porta? Sì, una porta che nessuna persona normale potrebbe mai aprire. Doppi sensi. Se l'hanno fatto, significa che loro possono farlo, no? Certo, certo. Andate a cercarli. Jotem, loro chi sono? Provengono dall'estremo nord. Tipo Skyrim, no? Il più peggio nord, ma vabbè. Hanno inseguito fin qui quelli che hanno rapito Sara. Hanno inseguito quel gruppo spaventoso. Sì, sono davvero spaventosi. Hanno un potere enorme e le loro intenzioni sono pericolosissime. Noi siamo gli unici che possono fermarli. Pensi che possiamo fermarli? Certo, se siete bravi. Sembri molto sicuro di te. Ma cosa hai intenzione di fare? Non ti ho mai sentito parlare Non ti ho mai sentito parlare in modo così duro, Faran. Cosa ti aspettavi in mezzo a tali pericoli? Come puoi chiedermi di lasciare il destino di Sara in mano a un gruppo di bambini? Ma allora, bambini... Allora, bambini te lo tieni per te, grazie. Se vuoi che mi fidi di loro, devi darmi un motivo per cui dovrei farlo. Prima di tutto, dovrete dimostrargli i vostri poteri. Siete in grado di percorrere la loro stessa strada? Sì. Le parole non bastano, dovete dimostrarci di poterlo fare. Cos'è, una sfida? Jotem vi chiede soltanto di farvi da parte e osservare. Ah no, ok, forse non è una sfida. Va bene. Ora mostratemi ciò che sapete fare. Ma cos'è? Ah, addirittura così. Accidenti. Ah. Giustizia. Meteor. Thor. Boria. E uno è fuori. Aia. Ma che roba? Grande. Rivelazione. No? Ah, ok, ho afferrato. Drago, premi l'interruttore. È così difficile? La porta! Non ci posso credere. La porta si è aperta! Incredibile. Si può davvero aprire. Lol. Ma come avete fatto ad aprire la porta? Non so come spiegarlo.
ce l'abbiamo fatta perché siamo noi. E siamo noi, e siamo noi. Ok. Sarebbe troppo lungo spiegarlo. Comunque non c'è tempo per le spiegazioni. È giusto, dobbiamo salvare Sara. Andiamo Faran, dobbiamo salvare Sara. E che cos'è? Ehi, la porta si chiude. Allora a tempo. Perché si è chiusa? Non lo so. Perché si dovrebbe chiudere? Si è chiusa per impedire l'ingresso a persone che non conoscono la psenergia. Sarebbe pericoloso se entrassero persone che non conoscono la psenergia. Sì, Mia, ti do ragione su questo. È vero. Dovrete attenderci qui. Cosa? Ci stai chiedendo da farci da parte? No! Non vi fermeremo. Ma se non possiamo far aprire la porta, non possiamo venire con voi. Questo è vero. Ma non possiamo lasciare il destino di Sara nelle loro mani solo perché è pericoloso. Il loro potere è molto maggiore di quanto tu immagini. E senza quel potere la porta non si apre? E senza quel potere la porta non si apre? Sì? Così pare. Non avendo il loro potere, saremmo solo d'intralcio. Capisco, la vita di Sara è nelle vostre mani, quindi... Non deludeteci, dovete riportarci sana, sana e salva. Drago, sbrigati, tu e i tuoi compagni siete la nostra unica speranza. Uff, ragazzi, ci stiamo avvicinando verso i nostri peggiori nemici. Ovvero Saturos e Adexia, più altri. E vabbè, quindi direi che per questo episodio è tutto. Il gioco qui si sta facendo abbastanza adrenalinico, perché penso proprio che ci stiamo dirigendo verso la fine di questo epicissimo episodio. Ma io ti picchio. Grazie. Di questo stupendo gioco. Penso proprio di sì, che siamo verso la fine. Quindi, vi ricordo che se non siete ancora iscritti, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mentre like se vi è piaciuto l'episodio e se volete dare la vostra, anche un commento. E noi ci risentiamo presto, ragazzi, a un prossimo episodio di Golden Sun. Bella!